Ciao a tutti makers e bentornati anche questo sabato nel caos. Sì, ma c'è un motivo. C'è un motivo perché ci sono tanti aggiornamenti e tra gli aggiornamenti e quello che vedrete oggi nel video, mi sa che oggi rimarrete a bocca aperta. Partiamo prima dagli aggiornamenti. Però prima lasciatemi ringraziare i Patreon presenti nel Patreon Wall, anche se sono nascosti da questo primo aggiornamento che, se mi seguite su Instagram, ragazzi, già saprete. Se non mi seguite su Instagram, allora cercatemi @matleyit. Ad ogni modo, grazie infinite ai Patreon presenti nel Patreon Wall, a quelli che già c'erano e ai nuovi arrivati. Grazie infinite, ragazzi. E quindi benvenuti a Mario, Giovanni, Manuel, Veneto Cicli Menelons e Marco. Ci sono tutti. Grazie infinite, ragazzi, e anche a quelli che entreranno anche loro nella pagina Patreon. Tra l'altro, ragazzi, ogni mese nuovo contest. Questo mese già iniziato, fate ancora in tempo a partecipare. Altro aggiornamento. Come potete vedere, l'elettricista mi sta mettendo le prese elettriche. Finalmente potrò avere gli elettroutensili collegati e poter quindi partire a fare tutti i progetti, ma anche tutte le sistemazioni, perché dobbiamo ancora posizionare le attrezzature in un posto ben preciso. Altro aggiornamento, lo avete visto ora. Eccola qui, una nuova macchina che entra nel laboratorio per portare nuovi contenuti su una tematica inesplorata, totalmente inesplorata anche da me, che esploreremo assieme, che conosceremo anche grazie all'azienda che vuole condividere con noi queste informazioni. Quindi, se avrete la pazienza di attendere fino alla fine del video, capirete cosa c'è all'interno. Però ragazzi, ora partiamo con il video di oggi. Eccomi qua, corro perché non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora di fare quello che sto per fare. Come ben sapete, fin dal mio primissimo video ho sempre voluto disegnare i miei progetti su SketchUp. Anzi, ancora prima di iniziare a creare video. Tanto è vero che la mia scala di casa che utilizzo tuttora l'ho interamente disegnata e progettata con SketchUp per poi realizzarla dal vivo. E oggi voglio utilizzare SketchUp per la simulazione del capannone. Non solo! Se mi conoscete sapete che amo alzare sempre di più l'asticella e creare contenuti che non sono mai banali. A volte sono delle vere zappate sui piedi perché diventa veramente difficile. Ad ogni modo, questa volta, oltre a simulare la disposizione delle attrezzature su SketchUp, utilizzeremo la versione di SketchUp Pro per visionare il tutto con un visore a realtà aumentata e quindi ritrovarci all'interno del nostro progetto. Oh, io non vedo l'ora, Partiamo prima dal vedere i tre scenari che ho ipotizzato per la simulazione della parte di lavorazione del legno. Quindi per ora vado a progettare e simulare soltanto quella zona. Poi per le altre mi aiuterete voi. Bene ragazzi, ho progettato tre scenari in cui ho disposto le attrezzature principali, quelle che so di avere subito a disposizione, in tre layout differenti per capire quale sia la disposizione migliore delle attrezzature. Vediamo assieme quali sono intanto queste attrezzature e tanto vale vederle dal vivo. Ovviamente ho messo nel progetto le scaffalature, quelle che ho già acquistato, cioè queste qui. Successivamente una CNC, non ho messo la Stepcraft precisa, ma ho messo una CNC in modo che capiate che è una CNC. Ovviamente banco fresa e aspiratore. Tra l'altro l'aspiratore sapete che dov'è? Devo farlo sparire? Vi terrò aggiornati su questo tema. Successivamente pialla filo spessore, banco sega, la bordatrice l'ho abbozzata perché farla precisa mi faceva perdere troppo tempo e ovviamente il mio banchetto da lavoro che ne ho trovato uno simile. Ah, dimenticavo la sega a nastro. Tra l'altro qua, questa zona qui ha già tutto l'impianto elettrico sistemato. Ah, dimenticavo ovviamente il compressore. Quindi ora c'è veramente tutto, almeno per la parte della falegnameria, perché ho messo anche un tavolino con una stampante 3D simile a questa e una stampante a resina, tanto per far capire che questa sarà la zona dedicata alle stampanti 3D e penso che questa non verrà variata.
Tra l'altro qui ci va la chicca che c'è nello scatolone. Tra un po' le vediamo assieme. Quindi ragazzi, ho ipotizzato tre scenari, li ho salvati su un file SketchUp rinominato 1, 2, 3. Successivamente inseriti in una chiavetta USB, tac, e ora li porto nel computer a centro stanza, a centro del capannone, perché mi servirà spazio. Bene ragazzi, tutto pronto. Ho collegato il visore Oculus Quest al computer portatile. Tra l'altro, se volete provare anche voi questa esperienza, vi lascio sotto in descrizione il link all'Oculus. Io ci ho pure giocato ed è una figata pazzesca. L'ho collegato al computer a cui ho installato SketchUp Viewer VR, cioè il software per guardare la realtà aumentata con il visore dell'Oculus. In questo caso ho scaricato all'interno del computer i tre file di SketchUp che ho creato. Tra l'altro sono file pesantissimi perché c'è il progetto del capannone, che è anche abbastanza semplice, però all'interno ci ho inserito tutti i progetti trovati sul 3D Warehouse che hanno appesantito il file in una maniera incredibile. C'è la pialla filo spessore super dettagliata, il banco fresa super dettagliato, e in questo modo hanno appesantito il file e quindi anche la visione sul visore sarà appesantita. Come ho detto, ho creato tre layout in cui ho disposto le attrezzature in tre modi differenti. Vi spiegherò il perché ho fatto queste scelte e poi mi direte la vostra sotto nei commenti quale secondo voi è il layout migliore, oppure prendi quella cosa da quel layout e mettila assieme a quell'altra cosa dell'altro layout. Mi direte la vostra. Ah, dimenticavo, io vedrò tutto in realtà aumentata, cioè mi sembrerà di essere all'interno del capannone dove sono tuttora ma sarò circondato dalle attrezzature virtuali come me l'avevo immaginato. Voi vedrete ciò che vedo io, quindi registro il monitor. Direi di non perdere altro tempo e passare direttamente nella realtà aumentata. Ok ragazzi, entriamo nella realtà aumentata. Boom. Mi ritrovo di fronte a... cioè sono praticamente nella posizione in cui sono tuttora nella realtà vera. Questa è la disposizione che ho pensato per le attrezzature. Allora, dalla parte del portone, quella del magazzino, accedo direttamente al laboratorio. Aspettate che mi sposto. Ok. Quindi, dal magazzino ho la possibilità di tagliare subito le attrezzature con banco sega, qui a portata di mano, sega a nastro, ed eseguire le lavorazioni successive nella parte al di là, quindi nella parte successiva del piano. Ho banco fresa, aspiratore, l'ho messo a muro in modo che poi potrò far passare un impianto di aspirazione, e banco da lavoro con bordatrice in quell'angolo lì, affiancata dal compressore. Compressore, importante che sia a muro o vicino alla bordatrice, perché la bordatrice avrà bisogno dell'aria costante, e se lo metto a muro avrò la possibilità di mettere un impianto ad aria. Al centro vedo il mio banco da lavoro, mi sposto con il joystick, benissimo, aspetta che qua mi sto attorcigliando tutto. Allora, torniamo qui. Bordatrice, ho detto, vicino al compressore. Perché? Perché nella realtà, e cioè quassù, ho un tubo dell'aria che mi collega una specie di impianto già esistente. Mancano tutte le tubature che portano verso il basso. E quindi se io portassi queste tubature nuovamente verso il basso, avrei di nuovo la possibilità di allacciarmi con un impianto di aria compressa. Quindi io l'ho lasciato qui vicino, tecnicamente l'aria dovrebbe essere qui, però sì, in qualche modo ci arrivo. Bordatrice e poi CNC, vedete come balla tutto quando guardo la CNC, perché praticamente questa zona qui è, cioè il file deve essere pesantissimo, non so come mai. E la CNC comunque l'ho immaginata qui dove è ora. Quindi, come potete vedere, è un po' quasi come è già adesso il layout. Ho messo qui la pialla a filo spessore perché ricordo di aver visto questo layout da Giacomo Malaspina. Visto che da questa parte non ho una mortasa, quindi non dovrò lavorare,
dovrò lavorare con pialla a filo e spessore, quindi lavorerò sempre da questa parte con il banco da lavoro. Non mi devo muovere, cioè non dovrò tagliare pannelli enormi, e quindi ho detto tanto vale metterli a fianco come faceva Giacomo. Ok ragazzi, quindi questo era il primo layout, dopo lo vedremo meglio dall'alto tramite il software. Passiamo direttamente al secondo. Quindi vado nella tabella, vuoi salvare questo modello? Sì. E ora carichiamo il layout numero 2. Qua ci vorranno all'incirca 3-4 minuti per caricare tutto il progetto perché è parecchio pesante. Nel frattempo non posso far altro che aspettare. Tra l'altro ragazzi, ne ho approfittato per guardare con il visore il mio vecchio video dello shop tour fatto con la telecamera a 360 gradi. Una figata pazzesca, mi sembrava di rivedermi ed essere lì allo stesso tempo, quindi è come aver fatto un viaggio nel passato, un back to the future. È fighissimo ragazzi, fighissimo. Tra l'altro non so se ve ne siete accorti, ma nel progetto c'è anche il contenuto della scatola già posizionato nella sua zona. Dopo lo vedremo. Mi è venuto in mente un'altra cosa. Tra l'altro, come avete visto, ho fatto il layout soltanto della zona di lavorazione del legno, che è quella in cui ho la certezza di avere il maggior numero di attrezzature. Per la parte del metallo, più di avere due saldatrici e non avere ancora un banco da saldatura, non avrei messo nient'altro in più. Quindi sicuramente quella zona lì la svilupperemo assieme con una marea di progetti. Qui abbiamo quasi completato, quindi prepariamo il visore ed entriamo nel secondo layout. Come vedete qui ho allontanato la scaffalatura. L'ho allontanata da questa parte, infatti ora supera anche la metà del portone. Vi faccio vedere, sono passato sopra il compressore. Quindi qui c'è la scaffalatura che parte già da metà portone, quindi. Ok, vediamo un po' che ho fatto di qua. Ho messo la bordatrice e il compressore subito vicini. Perché questo? Perché so che qua sopra ho un tubo dell'aria che scende e quindi ho la possibilità di collegare direttamente il compressore sia alla bordatrice sia a un impianto d'aria. Poi ho mantenuto l'idea del... che ci fa la pialla a filo spessore più alta? Vabbè. Ho mantenuto l'idea del banco sega vicino subito alla zona di magazzino, o comunque qui gli ho dato più importanza, l'ho messo al centro. Forse poi andrà leggermente più a sinistra per non farmi dar fastidio dal compressore. Comunque qui subito al centro banco sega, sulla sinistra banco da lavoro dove posizionare accessori, attrezzature, sega a nastro subito dopo, pialla filo spessore che tra l'altro è anche girata dalla parte sbagliata, banco fresa e poi aspiratore CNC. Questa configurazione l'ho fatta perché posso mettere sulla parte di parete tutto un piano, tutta una linea di aspirazione. Quindi non dovrò far passare più di tanti tubi verso l'alto, perché qui ci arriverò sicuramente con un tubo dall'alto per l'aspirazione. Però per il resto arrivo con l'aspirazione o l'aria tutto tramite muro. Questo era il secondo layout, poi come vi ho detto lo vedremo nuovamente dall'alto con il computer. Qui c'è il banco da lavoro e la bordatrice lì vicino alle scaffalature, quindi ho acquistato più materiale, più spazio per posizionare le attrezzature. Non perdo altro tempo, passo direttamente al terzo layout, quindi vuoi salvare il modello? Sì. Allora questo è il rilievo 2, aggiungiamo il rilievo 3. E lasciamolo caricare. Eccoci qui ragazzi, terzo ed ultimo layout. In questo caso ho ancora di più ottimizzato la posizione delle attrezzature in merito alle lavorazioni, però questo layout a parer mio mi complicherà la vita per quanto riguarda l'aspirazione, ad esempio, in quanto ho banco sega, sega a nastro qui sulla sinistra e pialla filo spessore che non so perché è sempre rialzata da terra. Vabbè, nel progetto avrò sbagliato qualcosa.
Ad ogni modo, dicevo, attrezzature per il taglio del materiale che arriva dal laboratorio, dal magazzino, subito a portata di mano, che è una cosa intelligente, però che mi costringono a portare l'aspirazione dall'alto. Tubi che poi diventano un po' un ostacolo, a parer mio. Quindi ditemi la vostra sotto nei commenti. Ho poi mantenuto il banco da lavoro qui sulla sinistra, ho portato il compressore in questa zona qui perché da qui posso poi collegarlo a muro ad un impianto, ho l'aspiratore vicino alla CNC perché è fondamentale avere queste due macchine assieme e poi ho messo la bordatrice lì sull'angolino, anche se là non mi piace proprio per niente. Torniamo qua, banco da lavoro qui al centro e laggiù scaffalature abbastanza lontane, quindi c'è parecchio spazio. Perché io non vorrei le scaffalature così lontane? Perché ho in progetto di realizzare diverse tipologie di evento all'interno di questo laboratorio ed avere una zona ampia di passaggio come corridoio dall'altra parte mi sarà sicuramente utile. Per questo, se posso evitare di mettere le scaffalature troppo lontane, per me è meglio. Però per scenografia mi servono anche comunque delle scaffalature che non mi diano ampi spazi, troppo ampi, perché comunque il capannone è grande. Quindi diciamo che questo layout non convince neanche me. Però magari da questo layout posso prendere spunto, cioè posso prendere qualcosa e metterlo assieme a qualche altro layout. Ad ogni modo, ragazzi, vi faccio vedere anche la zona stampanti 3D, visto che ci siamo. Tolgo il menu che ci darà sicuramente fastidio e andiamo a vedere la zona stampanti 3D, che l'ho abbozzata soltanto con due tavolini, come vedete, in cui ci ho messo la Lego Mars e la mitica Ender 3. Pazzesca. Se vedete che balla l'inquadratura è perché il file è dettagliatissimo. Qui a lato già vedete abbozzata quella che è l'attrezzatura all'interno del cassone. Qualcuno di voi già sa di cosa sto parlando all'interno. Ah cacchio, riesco a vedere pure l'interno, fighissimo. Bene, ragazzi, questa era la terza disposizione. A parer mio la migliore sembrerebbe la prima. Poi è vero, c'ho anche materie, c'ho anche spazio, posso passare? Oh, grazie. C'ho anche spazio di qua, ma qua, come vi ho detto, c'è la parte di magazzino e poi qua giù dovrò utilizzare quest'area qui per altro e qua, come sapete, ci sarà la zona, chiamiamoli workshop. Ovviamente sulla parte esterna, eccola qui, zona ricreativa. Esatto, vabbè, torniamo dentro. Bene ragazzi, andiamo al PC a vedere dall'alto questi tre layout per vedere come sono disposte le attrezzature e poi mi direte la vostra, 1, 2 o 3? Bene ragazzi, vediamo nel dettaglio questi tre layout. Allora, il primo è questo, come avete visto dalle immagini che abbiamo fatto prima. Quindi zona di lavoro ristretta, lasciamo ampia zona il passaggio per le mie idee e abbiamo comunque zona di lavoro del materiale iniziale subito vicina al magazzino per poi avere banco fresa, banco da lavoro dall'altra parte, bordatrice nel suo posticino lì che ci sta e CNC al centro. La CNC al centro lì non è che mi piaccia poi tanto perché, come ben sapete, CNC uguale polvere. Quindi layout numero 1, passiamo al layout numero 2. Eccolo qui. Qui, come avete visto, ho preso un po' di spazio con la scaffalatura, mi sono allargato un po', ho messo bordatrice e compressore in questa zona perché so che ci arrivo con dell'aria. Ovviamente questo banco sega dovrà poi spostarsi più in qui in modo da non essere intralciato dal compressore e poi banco da lavoro in questa zona e che altro? Banco anche qui da lavoro, sega nastro, pialla filo spessore, banco fresa e aspirazione a fianco alla CNC. Qui di questo layout mi piace l'idea di avere tutte le attrezzature che fanno polvere, tranne ovviamente il banco sega,
tutte appoggiate al muro e quindi facili per crearne una linea di aspirazione unica. Poi abbiamo laboratorio 3, ecco il terzo layout in cui anche qui la sega nastro va spostata un po' più in qua per non essere d'intralcio al banco sega. Poi abbiamo pialla filo spessore vicina al banco sega, come nel layout che avevo visto da Giacomo Malaspina, ho voluto replicarlo qui. Poi banco fresa, aspirazione, CNC, bordatrice, lì non è che mi dica quel granché, però banco da lavoro. Ovviamente ampi spazi, magari poi potrei scegliere questo layout ma riadattare un po' gli spazi vuoti. Ad ogni modo ragazzi, ditemi la vostra sotto nei commenti in merito a questi tre layout. In più vi lascio anche un PDF che potete scaricare con le immagini dall'alto, come stiamo vedendo ora, del laboratorio, dove ritagliare le attrezzature, posizionarle nel mio laboratorio e mandarmi il vostro layout, cioè quello che avete in mente voi. Mandatemelo via Instagram, via email, già mi immagino che mi pesterete la mail di layout, però io voglio avere le vostre idee. Che altro dire? Ragazzi, manca poco, manca solo da posizionare le attrezzature. Bene makers, anche questa volta fatemi sapere se questo video vi è piaciuto smartellando il pollice in su, e vi dico che il like dovrebbe essere d'obbligo, soprattutto per il tempo che ho speso per cercare di capire come cavolo funzionasse quel visore e per le imbriacature che ho preso senza bere vino solamente per capirmi all'interno della realtà aumentata. Ad ogni modo, ragazzi, like, e lì all'interno di quelle casse c'è un nuovo macchinario, come ho detto prima. Un nuovo macchinario che, se mi seguite su Instagram, già sapete di cosa si tratta. Non riesco ad aprire ora perché mentre devo aprirlo devo fare il video, ma se sono qui che saluto voi, come faccio a aprirlo? Cioè, non ce la fo. Vi dico cos'è? All'interno c'è un laser, uno di quelli potenti, uno di quelli che mi chiedete da una vita: ma riesce un laser a tagliare un centimetro di legno? Sì, ce la fa. C'è lì all'interno di quelle scatole. Inizierò ad aprirle la settimana prossima, perché questa settimana sono tutta la settimana in viaggio. E quindi ragazzi, se non volete perdervi i prossimi contenuti e vedere cosa c'è all'interno di quelle casse, ma soprattutto cosa realizzeremo con quello che c'è all'interno di quelle casse, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina per non perdervi i prossimi video, e io vi do appuntamento a sabato prossimo, perché ogni sabato, o quasi, c'è il video di Matley. Ciao makers, nel frattempo, se vi rimane tempo, qui c'è una bellissima playlist da guardare.